L'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, leggi sull'intelligenza artificiale e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione, COM 2021-206 final e allegati, di esperti della materia. Avverto che la pubblicità dei lavori è assicurata attraverso la trasmissione sulla web TV della Camera dei Deputati in diretta. Do la parola quindi a Oreste Pollicino, membro del Comitato Esecutivo dell'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali, ricordando che il tempo complessivo a sua disposizione per l'intervento è di 5 minuti circa. La ringrazio per la comprensione, prego. Grazie davvero, Presidente, e grazie davvero agli onorevoli che in qualche modo stanno approfondendo queste questioni da un punto di vista molto tecnico, ma allo stesso tempo inclusivo. I punti saranno i seguenti, cercando di restare nei 5 minuti, non sarà facile. Da una parte fare riferimento alla fonte regolamentare che dovrebbe assicurare uniformità, ma che a mio avviso rischia invece di creare spazio per frammentazione per quanto riguarda le possibilità che vengono concesse agli Stati membri di legiferare su alcuni punti fondamentali. Faccio riferimento, nota a piè di pagina, questa questione l'abbiamo già vista per il GDPR, un regolamento che doveva dare uniformità, ma invece poi ha creato frammentazione per le clausole aperte. Non vorrei che si realizzi lo stesso problema. Il considerando 68, per esempio, prevede tutta una serie di motivi eccezionali di pubblica sicurezza, di tutela della vita privata, potrei continuare, per cui gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato o la messa in servizio di sistemi di intelligenza artificiale che non sono stati sottoposti ad una valutazione di conformità. Punto critico. Questa previsione fa sorgere da un lato una serie di problematiche con riguardo alla compliance con le regole del regolamento stesso, ma soprattutto, come si diceva, la possibilità di una frammentazione del mercato. L'Unione Europea non si può permettere questo in ambito dell'intelligenza artificiale, specialmente se ha investito tanto in una previsione di soglie di rischio ex ante, ingessando anche il mercato. Quindi questo è il primo punto fondamentale. Inoltre, questo tipo di questioni legate a possibili frammentazioni nazionali, sia anche a proposito della definizione dei sistemi di intelligenza artificiale. L'articolo 3 del regolamento, che non ripeto per brevità. Ora, è vero che questa definizione aperta potrebbe in qualche modo essere garantire la massima conformità ai valori europei. Purtroppo però non si citano i principi costituzionali, tranne umano e dignità, non si cita la proporzionalità, non si cita la necessità di tutelare l'essenza del diritto. Abbiamo una carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che poteva essere maggiormente presa in considerazione da questo punto di vista. Altro punto importante, quello relativo ai sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale. Attenzione, perché anche in questo caso ci sono tutta una serie di possibili autorizzazioni a prevedere delle misure ulteriori da parte degli Stati membri. E questo può creare innanzitutto un problema con quanto ha già previsto l'Italia, cioè la sospensione di utilizzazione e installazione di impianti di sorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici fino al 2023. Faccio riferimento ovviamente al decreto Capienze, ma soprattutto quello che qui è delicato è la questione legata alle eccezioni individuate dalla Commissione, che sono troppo ampie, perché la proposta stabilisce tutta una serie di possibilità che invece vanno contro quanto, per esempio, ha decretato l'European Data Protection Supervisor, cioè il fatto che raccolta e conservazione di questo tipo rappresentano un pericolo per i diritti fondamentali. E quindi c'è un problema di conflitto con altre istituzioni europee, ma c'è anche un problema di conflitto con fonti europee. Perché ricordiamoci, quando si parla di uso di dati biometrici, si parla di uso di dati sensibili o di dati particolarmente rilevanti ex articolo 9 del GDPR. E attenzione, perché da questo punto di vista sembra esserci una differente tutela, un differente livello di tutela rispetto al GDPR, ma soprattutto quello che manca
è la possibilità che invece il GDPR dà all'interessato di avere un diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato contro la profilazione, cioè la possibilità di reazione, di contestazione che non c'è in questo caso. In questo caso abbiamo invece la possibilità di un sistema di supervisione umana che però non è spiegato in nessun modo come debba concretizzarsi in concreto. E attenzione perché questo è un punto fondamentale, cioè l'articolo 14 del regolamento non specifica quando e in quale fase del trattamento viene richiesta la supervisione umana, nonché sull'effettivo obbligo in capo agli utenti di garantire la supervisione umana. Potrei continuare da questo punto di vista, però quello che mi preme dire è che sarebbe importante coinvolgere i National Centers of Expertise on AI da questo punto di vista, perché questo vorrebbe dire coinvolgere la società civile, organismi di uguaglianza per i diritti umani e fornire input qualitative sulle misure individuate per garantire la supervisione umana. Altrimenti l'oversight human diventa un'etichetta. Non abbiamo bisogno di etichetta. Ultimo punto, quello sulle sanzioni. Dottore Il Policino, BEN, il io regolamento. mi perdoni se la interrompo veramente, mi scusi, la devo invitare a concludere perché siamo già oltre 5 minuti. La ringrazio. Benissimo, concludo dicendo semplicemente che le sanzioni che il regolamento attribuisce mi affida un grande margine di manovra agli Stati membri e qui si rischia evidentemente una frammentazione anche dal punto di vista sanzionatorio. Ringrazio e mi scuso per aver abusato del vostro tempo. Ma si figuri, non si scusi assolutamente, anzi, a noi fa piacere ascoltarla. Passiamo alla parola per Marco Bellezza, membro del Comitato sull'Intelligenza Artificiale del Consiglio d'Europa, ricordando che il tempo complessivo a sua disposizione per l'intervento è di circa 5 minuti. La ringrazio. Sì, buongiorno a tutti, grazie Presidente, ringrazio per l'invito, sarò telegrafico. Il testo del regolamento e i lavori che hanno preceduto poi la elaborazione del documento si pongono in maniera direi simmetrica con il lavoro che si sta conducendo in seno al Consiglio d'Europa su questi temi. Nel 2019, su impulso del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, è stato istituito il CAI, il Comitato ad hoc sull'intelligenza artificiale, e saluto il professor Benanti che era membro del CAI, abbiamo condiviso questo percorso che ha portato all'elaborazione di un documento che adesso è stato sottoposto al Comitato dei Ministri per fissare delle regole di base sull'impatto dell'evoluzione del sistema di intelligenza artificiale su diritti umani, democrazia e Stato di diritto, che sono gli ambiti di intervento del Consiglio d'Europa. Il lavoro del Consiglio proseguirà con l'istituzione di un nuovo comitato, ragionevolmente, che porterà a conclusione i lavori iniziati con il CAI e ritroviamo nel regolamento una serie di spunti che abbiamo lungamente discusso in sede internazionale. In particolare, l'aspetto più rilevante, a mio avviso, anche considerando i limiti di tempo di questa audizione, è rappresentato dall'approccio basato sul rischio, che evidentemente è uno dei temi centrali del regolamento ed è anche, a mio avviso, uno dei temi di più critica applicazione concreta. Quindi il tema è capire come nel concreto, seppur nei limiti del regolamento, si declinino i concetti di rischio inaccettabile e rischio alto, che mi paiono appunto quelli più significativi, soprattutto in un ambito come quello dello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale, che come è noto ha un carattere trasnazionale, il rischio vero è che l'applicazione di limiti estremamente stringenti nell'individuazione del rischio inaccettabile ponga l'Unione Europea e quindi ciascun Paese membro dell'Unione in una situazione di difficoltà concorrenziale rispetto ad altri sistemi giuridici che non riconoscono questa categoria e che attraverso i loro sistemi di intelligenza artificiale incidono fortemente
anche sulla vita e sullo sviluppo sia dei cittadini europei che delle imprese nello spazio economico europeo. Questo mi pare un dato significativo da affrontare, che poi inevitabilmente sarà declinato nella pratica dagli orientamenti delle singole autorità nazionali che su questi temi si dovranno confrontare. Grazie mille per la vostra pazienza e buon lavoro. La ringrazio, dottor Bellezza. Passiamo al dottor Paolo Benanti, docente di etica dell'intelligenza artificiale presso la Pontificia Università Gregoriana, ricordando che il tempo complessivo a sua disposizione per l'intervento è di circa 5 minuti. Prego. Grazie Presidente, grazie onorevoli, mi associo ai ringraziamenti e sfruttando quanto già detto dai colleghi proverò a estendere in un'altra direzione alcune osservazioni. Se da un certo punto di vista è ottimo l'approccio secondo gli utilizzi, che non evita esiti di luddismo o di non adeguata gestione dello strumento dell'innovazione dell'intelligenza artificiale, dal mio punto di vista ritengo anche molto proficuo l'idea di avere un marchio di qualità che estende quanto già fatto nella prospettiva della direttiva macchine per un impatto etico dell'innovazione rispetto ai lavoratori. Mi limito a sottolineare in questa istanza una possibile problematica che avviene dal modo con cui viene di fatto non solo realizzata l'intelligenza artificiale, ma anche deposta nel suo utilizzo pratico. E lo faccio coerentemente a quella che è la mia expertise, partendo da due esempi dell'innovazione tecnologica. Usciamo o stiamo sperando di uscire tutti dalla pandemia, un articolo molto interessante uscito sul New England Journal of Medicine. Mostra come di fatto un dispositivo come il pulsiossimetro, la capacità di misurare l'ossigeno disperso nel sangue fondamentale durante il Covid, sia di fatto segnato da un errore sistematico perché chi ha tarato il sensore lo ha fatto su una tonalità di pelle caucasica, non includendo la diversità. Quindi per tonalità di pelle diverse si arriva anche a un 3% di errore rispetto alla misurazione. Poiché il dispositivo viene realizzato in una catena mediante un intermediatore, non si ha trasparenza di questa non accuratezza del sensore. Siccome le intelligenze artificiali vengono prodotte da grandi gruppi, ma distribuite in applicazioni mediante un intermediatore che possiamo chiamare, secondo il linguaggio tecnico, il deployer, a mio giudizio bisognerebbe integrare delle opzioni di trasparenza perché tra lo sviluppatore del servizio e il deployer in un'applicazione concreta risulti visibile quali sono l'equivalente dei dati di targa del servizio di intelligenza artificiale. Poiché le intelligenze artificiali vengono sviluppate grazie a dei dati che le nutrono, servirebbe un analogo dei dati di targa rispetto ai dati di addestramento delle intelligenze artificiali. Questo per evitare che tra il fornitore del servizio e il realizzatore dell'applicazione si possano creare delle zone d'ombra non controllabili, non sanzionabili, non garantenti quelli che sono i diritti dei cittadini europei. Sfrutto velocemente il tempo restante per fare un altro esempio, che è l'esempio che di fatto si estrae dall'utilizzo del machine learning rispetto ad alcuni giudizi nella surrogazione umana, anche se sono sopravvisionati. È l'idea che di fatto ogni sistema di intelligenza artificiale si basa su un concetto filosofico che è il Bayes' truth, cioè nel momento in cui si etichettano dei dati, si riconosce rispetto a questi dati qual è il livello di verità che si vuole includere. Se io dovessi fare un servizio che riconosce le immagini dei cuccioli di animali, dovrei a un certo punto dire se un cucciolo di tigre rientra all'interno della definizione di felino o non felino. Sto facendo un esempio molto banale, ma per cercare di rendere trasparente la questione. Se quel servizio viene utilizzato all'interno di un'app che vuole indicare a un bambino se il cucciolo è sicuro o meno da attraversare, da accarezzare, è chiaro che se chi ha definito gatto un felino o tigre un felino, non è cosciente di qual è l'utilizzo, si può avere un esito molto difficilmente controllabile. Allora, questa seconda idea forse richiede, insieme alla prima, di poter responsabilizzare chi fa il deploying di questa tecnologia in una soluzione. Ecco, questo mi sembra non così evidente nel dispositivo giuridico che abbiamo davanti, questo potrebbe molto migliorare quella che è l'esperienza dal lato dell'utente e dal lato del cittadino in Europa dell'intelligenza artificiale. Grazie e buon lavoro.
La ringrazio, dottor Benanti. Do la parola quindi alla dottoressa Aiskes Di Letta, responsabile del Dipartimento Advocacy di Privacy Network, ricordando che il tempo complessivo a sua disposizione per l'intervento è di circa 5 minuti e spero di aver pronunciato bene il suo cognome. Prego. Benissimo, grazie mille, buongiorno a tutte e tutti, vi ringrazio molto anch'io. Visto il poco tempo a disposizione, concentrerò i miei commenti su quelli che a mio avviso sono punti fondamentali, ma spesso tralasciati nell'analisi di questa proposta, approfittando anch'io di quanto già anticipato dagli altri esperti. Il primo aspetto che vorrei commentare è formale e riguarda la definizione da dare all'intelligenza artificiale. Si tratta forse dell'aspetto più importante in assoluto su cui si stanno concentrando i negoziati, perché ovviamente l'intera applicabilità e portata del regolamento dipenderà da cosa verrà incluso o escluso in questa definizione. E alcuni Stati membri stanno chiedendo una riduzione della portata dell'attuale definizione, indicata dall'articolo 3 e specificata nell'allegato 1, che al momento considera tra le tecniche di intelligenza artificiale l'apprendimento automatico, supervisionato e non, ma anche motori inferenziali deduttivi e approcci statistici di vario tipo. Gli Stati membri che chiedono di ridurre la portata della definizione sono preoccupati dal fatto che troppe tecniche siano considerate come intelligenza artificiale. Ecco, noi siamo convinti che né gli Stati membri né i settori produttivi dovrebbero preoccuparsi di questo regolamento in questo senso, perché vengono posti tutti i presupposti per poter innovare, ma in sicurezza e rispettando i diritti. E crediamo che una definizione ridotta rispetto a quella già proposta nel regolamento limiterebbe drasticamente il suo campo di applicazione ed escluderebbe molti sistemi che hanno già dimostrato conseguenze gravi per i diritti fondamentali delle persone. Vi riporto un esempio breve e utile a comprendere sia questo punto che quello successivo. Il governo dei Paesi Bassi un anno fa è stato coinvolto in un episodio di discriminazione di massa basata sui dati di cui è stato responsabile. Il premier è stato costretto a dimettersi perché un software automatizzato che doveva controllare a quali famiglie era stato concesso un sussidio per la crescita dei figli ne ha discriminate automaticamente più di 45.000, dopo aver individuato che tra queste alcune possedevano una doppia cittadinanza ed erano a rischio di frode. A quel punto il software ha applicato la correlazione tra doppia cittadinanza e rischio di frode a qualsiasi famiglia possedesse queste entrambe caratteristiche. E le cui vite sono state rovinate senza neanche conoscerle il motivo. In questo caso non si trattava di un software chissà quanto sofisticato o intelligente. E riducendo la portata della definizione in casi come questo verrebbero esclusi dall'applicabilità di questa norma. Quindi riteniamo che sia il minimo, considerata la portata di questi strumenti, includerli tutti e mantenere la definizione attuale del testo. A tutto questo è collegato un altro aspetto fondamentale, che è quello della trasparenza. L'esempio grave dei Paesi Bassi è frutto di una totale assenza di trasparenza nei confronti dei cittadini riguardo all'utilizzo e al funzionamento di questi sistemi nella sfera pubblica. E il regolamento chiederà obbligatoriamente a tutte le autorità nazionali di indicare in un database europeo i sistemi ad alto rischio impiegati in ogni Stato. E quello che noi suggeriamo è di cogliere l'occasione in Italia per predisporre un registro pubblico di intelligenza artificiale, a cui noi tra l'altro stiamo già lavorando in Privacy Network con un osservatorio sull'automazione. Un altro punto che vorrei toccare riguarda la qualità dei dati usati per allenare le applicazioni di intelligenza artificiale, perché da questi dati dipendono molti risultati degli output e delle decisioni automatizzate. All'articolo 8 viene richiesto che i dati utilizzati per l'allenamento siano di alta qualità, robusti e privi di bias. Questo è un aspetto molto cruciale. Perché il regolamento sta di fatto identificando i dati come unica fonte di potenziali problemi che possono causare dei bias nei risultati, il che lo ritengo molto fuorviante perché, come dimostrato e sostenuto da molti esperti, estendere il controllo dei bias e delle cose che potrebbero andare male ad altre scelte progettuali di design è un aspetto fondamentale. Pensiamo quindi che sia necessario estenderlo ad altri aspetti del sistema, e considerare cruciale il ruolo umano, che invece in questo caso sta venendo meno, tenendo conto delle scelte su quali dati utilizzare, che sono inevitabilmente sociali e politiche, perché riflettono interessi di un dato momento e interessi che in un certo momento decidono di estrarre determinate caratteristiche da un set di dati.
A maggior ragione se il regolamento richiede in molti casi solamente un'autovalutazione di conformità, è necessario che le richieste di qualità siano più precise. Ultimo punto e chiudo, sarebbe molto importante iniziare a chiederci a chi spetterà in Italia il compito di rispettare tutte queste disposizioni date dal regolamento e è un nodo determinante, dal momento che in base all'autorità che verrà scelta verranno scelte le regole da applicare e come applicarle. Sappiamo che ogni paese dovrà indicare una o più autorità nazionali competenti. Gli scenari sono essenzialmente due: da una parte quella di creare una nuova autorità a cui affidare completamente la governance dell'intelligenza artificiale, dall'altra quella di dotare un'autorità esistente delle risorse necessarie per potersene occupare. Entrambe le scelte hanno dei pro e dei contro. Quello che vorrei sottolineare e chiudo è solo che sarebbe assolutamente necessario far includere nella norma la necessità di indipendenza di queste autorità, che al momento non è inclusa nel testo, come invece era per il caso del GDPR. Quindi specificare l'indipendenza di queste autorità, così come hanno già fatto notare e richiesto i garanti europei per la protezione dei dati. Grazie mille per l'attenzione. La ringrazio, do la parola a Gianluca Rotondi, presidente del gruppo Manutenzione ed Assistenza Computers SRL, MAC, ricordando che il tempo complessivo a sua disposizione per l'intervento è di circa 5 minuti. Prego. Grazie mille Presidente, ringrazio la Commissione per questo invito. Io ho ascoltato i colleghi con estremo interesse e ritengo che ancora una volta ci sia bisogno di una condivisione su più level, su più livelli di quelli che sono i punti di vista e le idee per proteggerci in un momento così particolare. Io vorrei sottolineare il fatto che la necessità di regolamentare i dati in questo momento va sicuramente sottolineata la necessità di regolamentare l'aggregazione del dato. Cioè, il punto di vista importante è capire e comprendere come questi dati che attualmente e in futuro verranno raccolti singolarmente, poi verranno trattati in aggregazione, perché singolarmente possono essere tirati fuori, possono essere utilizzati. Il grosso problema è quando questi dati vengono aggregati senza regolamentazione per creare dei modelli decisionali, modelli di acquisto, che applicati all'estremo a tutti dire, i sistemi di intelligenza artificiale possono fuorviare e modificare i pensieri, le idee e i mercati dove vengono applicati. A tutti i livelli, da quelli comportamentali dei bambini a quelli delle scelte politiche nazionali ed internazionali. E di questo c'è un'estrema necessità. Basti pensare che momenti di down dei grossi player internazionali come Facebook, come WhatsApp, per dare un esempio estremamente pratico, causano milioni e milioni di danni. Ma questi milioni di danni sono generati e causati dalla mancanza momentanea di recupero del dato, non da altro. La maggior parte di questi servizi sono servizi proposti gratuitamente. E troppo poco spesso ci poniamo la domanda di come si riescano a sostenere queste aziende. Sicuramente chi opera nel settore e chi fa il nostro mestiere sa bene il dato, quanto è importante, quanto è cruciale e che probabilmente stiamo parlando del petrolio del 2020 o del 2050, perché le economie si muovono tutte in quella direzione. Ma chi ogni giorno, quotidianamente, incappa in quei servizi non sa quello che sta succedendo. E in qualche modo noi abbiamo l'obbligo di tutelare attraverso il controllo e l'etica di raccolta di quel dato tutte le nostre persone. Non inferiore a questa policy dobbiamo considerare la strategia della cyber security che viaggia di pari passo agli strumenti di intelligenza artificiale. Dobbiamo necessariamente spostarci da una strategia basata completamente sul cloud ad una strategia che si poggia completamente sull'intelligenza artificiale. E si stimano, vorrei dire, tra oggi e il 2030, 13 trilioni di dollari di crescita del PIL, grazie a queste tecnologie. Se non si riescono a regolamentare correttamente e non si riescono a spacchettare correttamente le analisi di questi dati, corriamo un rischio enorme, che, ripeto, è trasversale.
parte dall'educazione alla politica, all'industria, alla produzione, alla produzione, alla protezione delle nazioni. E questo non possiamo concedercelo. Al netto di quelle che poi saranno tutte le legiferazioni in merito, abbiamo un obbligo che è quello della protezione dell'aggregazione del dato. Noi dobbiamo assolutamente partire da quello. Io parto da un'esperienza molto forte, mi occupo da quasi 20 anni di intelligenza artificiale e la faccio in settori trasversali quotidianamente, per cui causa e effetto mi è abbastanza chiaro. Vorrei tanto che questo fosse chiaro a tutti gli operatori del settore, ma soprattutto agli utilizzatori, ai fruitori dei servizi di intelligenza artificiale, che non hanno la benché minima idea di quello che succede oggi dietro la richiesta di una canzone di Alexa piuttosto che di Google, piuttosto che dell'auto che ci chiede a che ora accendere l'auto o quando cambiare i colori o che tipo di scarpe comprare. Di questo noi dobbiamo parlare e di questo la nostra popolazione deve essere assolutamente allertata. Questo si fa poco. Secondo me bisognerebbe lavorare molto. Io credo di aver concluso, di non avervi rubato troppo tempo. Benissimo, la ringrazio, dottor Rotondi. A questo punto io chiederei se ci sono deputati che intendono intervenire. Abbiamo l'onorevole Gallo. Prego. Grazie, Presidente. Io ringrazio tutti i relatori. E vorrei andare subito ad affrontare alcune tematiche che sono comunque state già accennate e trattate da chi è intervenuto e che sono i punti, alcuni assi fondamentali tracciati anche nel lavoro, nel regolamento del Parlamento europeo, che andrebbero a mio avviso maggiormente specificati e chiariti sia nell'approvazione della bozza del regolamento sia poi nel recepimento delle direttive che vogliamo produrre in Italia e su cui ho trovato forse non un'adeguata specifica nel piano Italia 2025 che finora è stato stilato. I punti sono la privacy, il tema della privacy. Oggi agisce, abbiamo ottenuto un regolamento importante in Europa che è in seguito però a degli scandali che hanno colpito tutti i cittadini europei, è quello che ricordiamo più facilmente, è quello di Cambridge Analytica, che ha adoperato proprio il data mining, quindi l'estrazione di informazioni attraverso metodi di apprendimento automatico. E abbiamo anche una posizione di potere, se vogliamo, squilibrata, perché se leggiamo le dichiarazioni di questi giorni, Zuckerberg, proprietario di Facebook, ha detto lasciateci tenere i dati o chiudiamo tutto, quindi sotto forma diciamo di ricatto rispetto alle istituzioni. Rispetto a questo è chiaro che il tema della gestione dei dati diventa fondamentale, sia la qualità dei dati, e quello la pubblica amministrazione può fare molto con una produzione di open data di qualità, ma invece deve intervenire anche a difendere i dati privati dei cittadini che non vogliono essere messi a disposizione. Secondo punto, discriminazioni, cioè come riusciamo ad evitare i famosi bias, le discriminazioni di questi sistemi e qual è la direzione che possiamo intraprendere. Terzo punto, la responsabilità rispetto agli effetti di intelligenza artificiale, perché sappiamo che ad oggi è poco chiaro chi è responsabile di un effetto malevole dell'intelligenza artificiale, perché bisognerebbe ricostruire, dà delle indicazioni del regolamento, volevo capire gli auditi che cosa ne pensano rispetto a questo. E poi, ultimo, forse meno in questo momento impattante, ma che comunque in prospettiva può esserlo, è quello della proprietà. La proprietà di prodotti, per esempio, culturali realizzati da intelligenza artificiale. Questo è un tema che anche quello col tempo avrà necessità di essere regolamentato sia in sede europea che nel nostro Paese. La ringrazio. Onorevole, allora, dopo l'onorevole Gallo abbiamo Bruno Bossio, prego onorevole.
Bene, grazie. Ringrazio, diciamo, gli auditi per gli interventi molto interessanti. Io, che sono relatrice insieme alla collega Anna Laura Orrico, naturalmente vorrei avere da queste audizioni un feedback molto puntuale, che già in parte c'è stato nei vostri interventi, e quindi mi permetto poi di approfondire due o tre questioni, perché credo che il parere che dobbiamo esprimere ci carichi di una responsabilità importante, proprio perché questo regolamento, come è stato detto da più parti, ha un approccio un po' diverso da quelle che sono le altre direttive. Giustamente il professor Pollicino lo paragonava anche al modello del GDPR, e quindi questo approccio top down è già questo un rischio molto alto, diciamo così, in termini di staticità anche rispetto all'approccio. Quindi sostanzialmente come intervenire per provare a rendere più flessibile l'approccio, senza naturalmente però creare dei problemi alle questioni che comunque lo spirito del regolamento a livello europeo si poneva il problema di risolvere. Non so se sono stata chiara. Questa è la prima questione. La seconda questione riguarda sostanzialmente il problema degli algoritmi, ovvero sulla capacità effettiva, che mi pare che nel regolamento non compaia minimamente, di riuscire a verificare che nello sviluppo degli algoritmi ci sia effettivamente presente tutti gli elementi non discriminatori. Io ho sentito la prima volta di Letta, quando ha parlato anche delle discriminazioni legate al genere, per esempio anche nello sviluppo di algoritmi collegati anche alle sperimentazioni sulla medicina, ma non solo. Beh, poi ce ne sono altri, come anche qui noi possiamo esprimere un parere che possa essere vincolante affinché questa cosa sia sostanzialmente rispettata. Poi certamente c'è tutto il tema dei dati, c'è tutto il tema, diciamo, della proprietà dei dati, della privacy. Non sono completamente sicura che però questa questione riguardi questo regolamento, perché queste questioni le abbiamo affrontate anche in altre sedi, per esempio col Digital Service Act, con lo stesso Digital Market Act, con la questione appunto del GDPR, della privacy. Quindi capire, ecco, focalizzare meglio qual è il ruolo che svolge questo regolamento e come sostanzialmente, come Paese Italia e quindi anche come Parlamento, possiamo dare un contributo nello specifico. Anche perché noi, per esempio, come Commissione Trasporti abbiamo già fatto anche un'indagine conoscitiva sui big data e anche sul 5G, che sembra fuori linea, ma insomma l'utilizzo anche in termini di comunicazione poi dei dati elaborati anche attraverso l'intelligenza artificiale diventa un ulteriore problema. Quindi ecco, come possiamo dare, avendo, diciamo, focalizzato alcune questioni, un contributo per correggere sostanzialmente la rotta. Grazie. La ringrazio, onorevole Bruno Bossio. A questo punto io chiedo se gli auditi... Io non ho altri interventi, quindi di altri deputati. Quindi, se va bene così, io andrei per le risposte. Se c'è qualcuno che desidera intervenire, magari mi fate un cenno. Degli auditi, grazie. Degli auditi. Velocissimamente, perché mi tengo... Sì, in un minuto, se riesce a tenersi in un minuto, sarebbe grandioso proprio. Grazie. Sì, in un minuto. Sono stati punti sollevati molto interessanti, perché vedete gli incroci pericolosi tra regolamento intelligenza artificiale e regolamenti precedenti, in particolare GDPR, esiste ma va chiarito bene. Io vedo due punti fondamentali, un primo di inclusione e l'altro invece... Abbiamo problemi forse di linea... C'è quello relativo... L'abbiamo perso. Mi riuscite a sentire?
Adesso riuscite allora, a sentirmi? Facciamo così, resettiamo il tutto, inizia da capo e così siamo a posto. Benissimo, non avevo detto nulla di particolarmente interessante. Dicevo che sono due punti fondamentali degli incroci pericolosi tra questa proposta di regolamento e il GDPR, sperando che mi sentiate. Il primo punto è legato al fatto che per l'utilizzo di dati biometrici abbiamo una base giuridica molto forte nel GDPR che in qualche modo rischia di essere un po' svuotata da quelle eccezioni all'utilizzo di cui vi ho parlato. E qui ci vuole un dialogo tra le due fonti del diritto. Ci vuole perché altrimenti si rischia di essere in qualche modo lost in translation, cioè di perdere l'uniformità che è fondamentale. Secondo punto fondamentale è quello relativo all'utilizzo dei dati non personali, che l'intelligenza artificiale, che la proposta sull'intelligenza artificiale anche implicitamente include. E attenzione, perché qui abbiamo un vacuum, un vuoto normativo, perché il GDPR si occupa esclusivamente di dati personali, mentre sappiamo benissimo che per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale il serbatoio privilegiato oggi è costruito dal dato non personale, e qui bisogna incidere anticipando il problema, perché un intervento ex post sarebbe un intervento non efficace. Grazie. La ringrazio, dottor. Se posso, se posso aggiungere anch'io in un minuto. Sì, prego. Due risposte, grazie mille. Partendo proprio da quello che stava dicendo Pollicino, che è un aspetto fondamentale, cioè quello dei dati non personali o dei metadati, volevo fare un altro esempio anche richiamando a quello che diceva l'onorevole Bruno Bossio a proposito dei bias e dei bias di genere nello specifico. In Italia abbiamo avuto degli esempi negli ultimi due anni di comuni e di pubbliche amministrazioni che hanno provato a implementare sistemi di riconoscimento facciale nei propri comuni. Una delle cose che fanno i sistemi di riconoscimento facciale o di videosorveglianza intelligente, come vengono spesso definiti, è quello di riconoscere, se non i dati biometrici delle persone, almeno i metadati che li riguardano, ad esempio il modo in cui sono vestite, quindi riconoscere gli abiti che indossano, gli accessori che indossano, e una delle cose che si fa è inferire il genere in base agli abiti che una persona indossa, quindi riuscire a rintracciare una persona e rintracciare nello specifico se si tratta di un uomo o una donna in base ai metadati che riguardano ad esempio l'abbigliamento. E questa è una cosa molto interessante e molto cruciale secondo me, che riguarda appunto tutti quelle zone grigie di cui il regolamento non si occupa, ad esempio il fatto che non avrebbe niente a che fare con il dataset su cui un sistema del genere viene allenato, il fatto che poi potrebbe discriminare una persona in base a come è vestita. Cioè il fatto che identifica una donna se è vestita, che non identifica una donna se è vestita con vestiti che vengono considerati spesso maschili o viceversa. Quindi queste sono cose, anche per rispondere all'onorevole appunto, sono cose molto più complesse. Per quello prima nel mio intervento facevo riferimento al fatto che i dati di allenamento non sono assolutamente una condizione sufficiente per considerare la qualità di un set di dati e di un sistema di intelligenza artificiale in generale, ma bisognerebbe prendere in esame molte altre caratteristiche. E chiudo dicendo che io ripeto che riguardo a cosa può e non può fare questo regolamento, io sono molto tranquilla sul fatto che questo regolamento non stia bloccando, non stia rischiando di bloccare l'innovazione in Europa, e che il sistema di classificazione in base al rischio non sarà un rischio per l'innovazione. Per prima cosa perché non penso assolutamente sia l'intenzione dell'Europa di causare un danno del genere, ma anche perché, ripeto, ci sono tutti i presupposti necessari all'interno del testo in questo senso. Pensiamo alle sandbox, a tutti gli strumenti di innovazione controllata e appunto di autorità e di supervisione per poter fare le cose nel modo giusto e poter allo stesso tempo innovare e favorire l'economia europea. La ringrazio, dottor Benanti, voleva intervenire forse? Grazie, velocissimamente. Prego. Rafforzo quanto già detto sui dati provenienti da IoT, che possono produrre ugualmente una microingegnerizzazione dei comportamenti nelle persone, sono assolutamente non normati
e questi possono essere ancora più, come dire, producenti dei grandi pregiudizi sociali o delle grandi ingiustizie di genere. In seconda istanza, lavorare sugli articoli 48, 49 e 50 che riguardano la marcatura, perché la marcatura CE apre il mercato, chiude il mercato e quindi è un grandissimo leverage per ottenere eventualmente degli effetti. Benissimo, grazie. Dottore Rotondi, prego. Volevo sottolineare l'attenzione anche su altre due cose non banali. No, No, purtroppo non la sentiamo. sente? Adesso sì, magari se alza un po' più la voce la sentiamo. Sì, chiedo scusa. Ho risposto all'onorevole Bossio. Io volevo sottolineare anche una cosa molto importante. Noi non stiamo parlando di device. Però molte di questi controlli, di queste limitazioni passano attraverso i device. Tanto è vero che colossi come Apple, che hanno imposto la scelta agli utenti della tracciatura, hanno generato grossissime perdite di fatturato a colossi come Meta, perché gli utenti liberi di scegliere se fornire o non fornire il dato, hanno deciso di non fornirlo. E quindi non dobbiamo dimenticare che si passa assolutamente attraverso i device che utilizziamo, perché la norma, per quanto precisa, puntuale, resta europea, ma i motori di big data, di intelligenza artificiale, molto spesso lavorano fuori dalle aree protette da norma. E non è così semplice l'applicazione scalare all'interno dei paesi per la protezione del dato. Per cui molto spesso noi ci ritroviamo a sottostare a sistemi le cui logiche sono fuori da quelle che noi decidiamo e sono fuori da quelle che noi contribuiamo. E questo succede quotidianamente. Questo, volevo solo sottolineare questo. Benissimo, la ringrazio. Se c'è qualcun altro che degli auditi che desidera intervenire, bellezza, vuole dire qualcosa? Sì, no, il tempo a disposizione mi sembra poco, mi sembra il tema sulla disponibilità dei dati e sulla pulizia dei dati è un tema assolutamente interessante. Mi faccio riferimento anche in particolare ai dati generati e prodotti in ambito pubblico, no? Dove ci sono in realtà ci sono diversi strumenti normativi anche di matrice comunitaria che parlano bene con questo regolamento. È chiaro che il tema di produrre dati in ambito pubblico utilizzabili, disponendo anche i limiti del loro utilizzo, è un tema evidentemente da esplorare in ben più del minuto che mi è concesso. Quindi vi ringrazio e saluto tutti. Benissimo, allora ringrazio tutti, vi chiedo un piccolo sforzo se possibile di inviarci delle memorie scritte, così anche a supporto dei commissari e dei relatori e sicuramente ci potete dare una grande mano anche su questo. Grazie ancora per la disponibilità, per essere stati qui e sospendo. Eh sì, okay.